Commissione, grazie innanzitutto per questa accoglienza. Io sono molto grato al vostro Presidente, all'amico Perrone, per l'invito, che non è stato soltanto un invito formale, e la mia presenza qui appunto non è di carattere formale, perché vuole essere invece una testimonianza di persone che vivono evidentemente su ambiti diversi, ma la stessa passione e gli stessi valori di fondo del nostro agire quotidiano. Io ho avuto l'opportunità, e lo ringrazio, di leggere la relazione che aprirà questo vostro congresso, e mi soffermo soltanto su un paio di aspetti che sono comuni al nostro sentire. È chiaro che l'MCL è un'associazione di promozione sociale, ma alla base abbiamo lo stesso sentire, quel riferimento costante e comune alla dottrina sociale della Chiesa, gli stessi valori non negoziabili a cui ci richiama spesso con forza e determinazione il Santo Padre, ma anche poc'anzi abbiamo avuto una testimonianza concreta di questo, e la stessa attenzione al mondo del lavoro. Certamente noi impegnati più sul versante educativo e formativo, ma insieme e anche nel concreto, per essere protagonisti del mondo del lavoro in questo particolare momento della vita del nostro Paese. Io credo che questo vostro congresso capita in un momento importante delle vicende del nostro Paese. Nella relazione del Presidente ho colto molte preoccupazioni, molti segnali, ma anche un senso di fiducia e di speranza al quale dobbiamo essere tutti aperti. Del resto anche noi usciamo da un congresso e quindi dal gennaio abbiamo iniziato una nuova esperienza di un nuovo quadriennio. E io voglio sottolineare appunto questo comune sentire che è alla base del nostro agire, del nostro impegno. Credo che sia importante viverlo in questa stagione, è l'anno delle settimane sociali, e io credo che i cattolici devono riscoprire quel protagonismo talmente importante e significativo che è stato nel secolo scorso, ma adesso in una nuova dimensione, in un nuovo contesto, in un nuovo modello di società che noi vorremmo realizzare, tutelare, difendere e migliorare. Credo che questa occasione delle settimane sociali di Reggio Calabria debba essere un'occasione in cui il mondo cattolico e noi che viviamo in particolare l'esperienza del mondo del lavoro possano raccogliere, condividere e aprirsi a una nuova speranza e a un nuovo protagonismo. Io voglio fare a voi tutti un augurio per delle giornate di questo, per questo fine settimana, che possa essere importante per risegnare e ricalibrare evidentemente scelte e progetti per una nuova stagione di impegno, ma voglio dire al gruppo dirigente che uscirà da questo congresso che dobbiamo trovare insieme le occasioni, pur nella distinzione dei compiti e dei ruoli, di lottare e difendere un modello di società che è costruita attorno alla persona. Io lo dico qui perché anche questa è casa mia, che c'è un sentire qui molto diverso da quello che ho colto l'altro giorno a Rimini nel congresso di una grande organizzazione, ma che evidentemente ha alla base riferimenti che sono molto diversi dal nostro mondo e dai nostri valori, dai nostri principi fondativi. Io credo che dobbiamo essere consapevoli di quello che ci attende, ma dobbiamo aprirci alla speranza con grande determinazione, perché dobbiamo continuare ad essere protagonisti. Io sono grato al Presidente Perrone per questa opportunità, a tutti quanti voi che mi state ascoltando, e vado a terminare, perché al di là di questo momento sicuramente forte dal punto di vista istituzionale, ho avuto la possibilità di incontrare molti di voi, con i quali abbiamo vissuto esperienze diverse, perché le strade poi si incontrano, come il mio amico dei tempi del liceo, Angelo, che, con il quale abbiamo condiviso certamente l'attenzione e la passione giovanile, ma anche un impegno che si sta realizzando in ambiti diversi, ma comunque in un mondo che è il nostro mondo. Io credo che i cattolici debbano avere davanti a sé una nuova stagione forte di impegno, e questo credo che debba essere anche, come dire, io vi lascio con questo augurio, debba essere anche un motivo per continuare a camminare davanti. Credo che ci sia una stagione significativa,
Il tema del lavoro è un tema importante, centrale, è un momento di scontro, di divisione del nostro Paese. Noi dobbiamo lavorare che ci siano condizioni dove la persona sia al centro e il mondo del lavoro e l'organizzazione della società sia costruita attorno alla persona. Questo è un impegno comune e io vi lascio con questo augurio e vi ringrazio per la vostra pazienza.